Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e benvenuti al primo dei 5 appuntamenti che aprirà il mese Ondata Oscura. Nato dalla mente di Daniel, il creatore di quei magnifici prodotti che potrete trovare nel Keyforge Network, link in descrizione, tratteremo quello che ci aspetterà con l'arrivo delle acque sul campo di battaglia, l'effetto della nuova meccanica in arrivo, le prime combo di carte che potranno dare vantaggi mostruosi a chi le giocherà e le peculiarità della nuova casata che emergerà dagli abissi per terrorizzare ogni forma di vita terrestre. Ecco quindi a voi cosa accadrà con Ondata Oscura. Andiamo a dargli un'occhiata. Cos'è in breve Ondata Oscura? Prima di partire c'è da fare un piccolo spiegone, come cita Boris, che serve a tutti quei nuovi giocatori che si stanno cimentando nelle loro prime esperienze sul crogiolo per ricapitolare tutto quello che fino ad ora è successo con il nostro gioco di mazzi unici al mondo. Nato nel novembre del 2018 da Richard Garfield, Keyforge ha iniziato a farsi conoscere grazie alla sua prima espansione Il Richiamo degli Arconti, che è stata seguita a maggio del 2019 dall'Era dell'Ascensione, l'8 novembre dello stesso anno da Mondi in Collisione e il 10 luglio 2020 con l'attuale capitolo Mutazione di Massa. Andrò a trattare tutto più nel dettaglio quando uscirà la versione 2.0 del video Quale espansione conviene acquistare per iniziare a giocare a Keyforge? Presto in arrivo sul canale. Dopo gli eventi accaduti per l'intero arco del 2020, il quinto capitolo, Ondata Oscura, ha visto una data ufficiale per l'Italia il 25 marzo 2021. Con essa gli insondabili e una nuova meccanica di gioco, l'alta e bassa marea, vedranno l'arrivo di un nuovo microcosmo che detterà legge nel suo habitat naturale, gli abissi. L'effetto della marea sulle partite e come funziona. Di suo, la carta della marea non sarà in gioco, lasciando all'asciutto l'intero campo da battaglia. Essa potrà essere innescata tramite una singola specifica modalità, attraverso gli effetti di alcuni servitori o azioni che ne aumenteranno il livello a favore di un forgiatore a discapito dell'altro, che invece rimarrà all'asciutto. Sarà proprio grazie all'aumentare del livello del mare che l'intera gamma di carte che verranno pubblicate in questa edizione potranno sprigionare il loro intero potenziale. Vorrei andare un momento fuori focus, ma per una giusta causa. Avete mai visto la puntata numero 7 della saga del Regno dei Duellanti di Yu-Gi-Oh! Intitolata Creature degli Abissi? Ebbene, in questo episodio capirete a grandi linee come funzionerà la quinta espansione e perché sarà importante avere una marea alta il più a lungo possibile, per sfruttare appieno il potenziale del vostro unico. Come sempre, vi lascerò il link in descrizione. Ondata Oscura contro le altre espansioni. Ma una volta alzata la marea, come potranno quei forgiatori che giocano con espansioni precedenti a Dark Tidings competere con questo potere all'apparenza così devastante? Nessuna paura. Attraverso il pagamento di soli 3 vincoli si potrà decidere di volgere il favore del mare a proprio vantaggio, sfruttando il momentum per sferrare una potente controffensiva ai danni del vostro rivale, dato che fuori dall'acqua i servitori avversari potrebbero perdere gran parte delle loro abilità, permettendovi più libertà di movimento ed attaccare quell'angolo scoperto che potrebbe rappresentare la vittoria definitiva per voi e la totale disfatta per l'unico proveniente dalle profondità marine. Quindi non gridate all'arcaicità dei deck delle versioni precedenti, ma giocateci il più a lungo possibile contro sia con unici della medesima espansione sia con mazzi di espansioni diverse, per scoprire sia i punti forti che deboli di questo nuovo capitolo di Keyforge. Le combinazioni pericolose durante l'inondazione.
Negli ultimi giorni alcuni maestri forgiatori si sono cimentati nello scoprire diverse sinergie tra le carte. Alcune di loro, soprattutto una, portata alla luce da Matteo Don Quixote Matt, ha davvero dell'incredibile, se ovviamente dovesse andare in porto. Si sta parlando della combinazione tra due carte, di cui ancora non sappiamo il nome ufficiale in italiano, ma ne conosciamo soltanto l'effetto. La carta di Casa Insondabili riporta il testo, ovviamente tradotto dal cinese, il che potrebbe essere soggetto a piccole variazioni di idioma, che cita: dopo che una creatura nemica ha raccolto, metti un segnalino su questo artefatto. Quando ci sono sei o più segnalini, gioca questa carta sul fianco della tua linea di battaglia. Fino a che si trova sul campo di battaglia, essa è una creatura con 100 forza e 100 armatura. Mentre l'azione di Casa Selvaggi riporta: distruggi una creatura amica. Pesca carte pari alla metà della forza arrotondato per eccesso. Il che, in termini molto semplici, starebbe a significare pescare la bellezza di 50 carte in un solo turno. E con tutto il mazzo in mano avrete soltanto l'imbarazzo della scelta, avendo una risposta pronta ad ogni evenienza. È del tutto normale, come mi ha fatto notare Carmelo Massimo Tidona, che questa sinergia ha bisogno di un innesco relativamente duraturo, che dal giocare l'artefatto all'attivare tutta la giostra potrebbe incappare in rimozioni varie che ne smonterebbero la struttura. Ma, e ripeto, ma, se tutto dovesse andare per il verso giusto, generosità marziana a chi? Altro elemento più che valido è rappresentato dal servitore di Casa Selvaggi, Strega dell'Alba, nome tradotto in modo provvisorio. Questo gemello cattivo, alter ego dell'altra Strega dell'Alba, che con il suo effetto farà tornare una creatura dalla pila degli scarti nella vostra mano, vi permetterà di sacrificare una creatura amica per riprendere un servitore diverso da quello sacrificato dalla pila degli scarti e farlo entrare in gioco pronto e disponibile per essere utilizzato, indipendentemente dalla casa di appartenenza. Fortunatamente entrambi hanno soltanto un effetto gioco, che si innescherà non appena entreranno sul campo da battaglia. Non so effettivamente se queste due carte potranno mai coesistere all'interno dello stesso unico, data la loro natura. So soltanto che, se così dovesse essere, giocare la versione buona mentre l'Evil Twin è nella pila degli scarti attiverebbe una bella sinergia. Infatti, giocando la versione originale della strega, si potrà riprendere in mano la sua parte malvagia, che scenderà subito dopo in campo per innescare di conseguenza il suo effetto, distruggendo la prima e riportando in gioco una delle vostre carte distrutte durante una battaglia precedente, pronta per essere utilizzata a sua volta. Nei post che ha pubblicato sui suoi social, che troverete più nel dettaglio in descrizione, Don Quixote Matt mi ha chiesto espressamente di comunicare che ha scelto apposta la creatura dei ladri e farabutti del crogiolo, consapevole della presenza di altri servitori con effetti molto più forti, dato che con la strega dell'alba iniqua si potrà non solo attivare l'effetto gioco dell'elfo di Casa Ombre, ma anche utilizzarlo subito dopo innescando la sua azione, che vi permetterà di rubare due ambre dalla riserva del vostro avversario. Infatti, il gemello cattivo riporta chiaramente l'espressione «gioca» e non «metti in gioco», che in tal caso avrebbe rappresentato una totale inefficacia di ogni effetto gioco, scuso per le numerose ripetizioni, e di ogni eventuale icona bonus non usufruibile attraverso la seconda dicitura. Se vorrete, magari in futuro porterò un video sulle regole e le terminologie di Keyforge spiegate in modo semplice. Fatemi sapere nei commenti se ci sono dei concetti che più di altri vi perplimono, così da poter trovare una soluzione valida, concisa e definitiva. La nuova casata e come influirà su una partita. Come per i Sanctum che catturano ambre, i Sauriani che si esaltano per la battaglia imminente o le Ombre che commettono furti ai danni di chi se le vede giocare contro, gli Insondabili avranno anch'essi una loro specifica caratteristica che di sicuro infastidirà, e non poco, chi se li ritroverà davanti come avversari durante una partita.
Infatti questa nuova casata andrà ad influire sull'esaurimento sia dei servitori sia della seconda linea rivale, con carte come... Purtroppo non leggo bene, oddio, bene, diciamo anche per niente gli ideogrammi delle lingue asiatiche, ma il suo effetto dovrebbe essere raccolto, esaurisci ogni artefatto avversario. Vi lascerò il link in descrizione di ogni elemento trattato in questo video e del sito Arcon Arcana per dare un primo sguardo alle carte che sono state fino ad ora svelate. Ce ne sono certe tipo talassofobia che, proprio come indica il significato della parola, svilupperà in voi quel senso di paura ossessiva nei confronti degli abissi. Prime impressioni. La nuova espansione di Keyforge, Ondata Oscura, ha catturato l'attenzione di molti forgiatori per le sue meccaniche particolari. La presenza di esseri completamente corrotti dentro, da una parte nera come gli abissi, e l'arrivo degli insondabili, che vanno a costituire la decima casa nota presente fino ad ora sul crogiolo. Dall'Asia poi, nuove carte vengono pubblicate ogni giorno, e sappiamo per certo che anche il packaging dell'intera edizione non sarà come quella dei capitoli precedenti. Di questo però ne parleremo dettagliatamente a partire dal prossimo video. Dalle prime indiscrezioni, il quinto capitolo si crede sarà una rivoluzione in tutto e per tutto, sia a livello di meccaniche, e su questo non c'è proprio niente da dire, che di potenza, dato che l'alta e bassa marea potrebbe penalizzare i mazzi delle edizioni precedenti a favore di quegli unici che fanno di questa dinamica un punto forte. Risulterà essere vero? Ricordiamo che anche per mondi in collisione e mutazione di massa sono circolate voci analoghe, che in parte si sono rivelate poi anche essere fondate. Soltanto giocando e con il tempo potremo avere una risposta certa e sicuramente più accurata. Non rimane altro che aspettare la settimana prossima per entrare più nel dettaglio e scoprire assieme, immergendoci nella vastità del mare, le grandi novità che Ondata Oscura avrà da offrirci. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.